Ci aspettiamo ora che la nostra economia abbia un rimbalzo già in questo trimestre, quindi le cifre di crescita di quest'anno probabilmente saranno riviste al rialzo e altrettanto si pensa faranno gli altri paesi europei. Ma due osservazioni. La prima è che è presto per poter parlare di crescita sostenuta. Ci sarà un rimbalzo, ma questa crescita per diventare sostenuta, per affermarsi nel tempo, avrà bisogno del PNRR, cioè di quello sforzo di investimenti e di riforme strutturali che sono descritte e contenute nel piano. Seconda osservazione. Vediamo in questo periodo da un po' l'aumentare dei prezzi e vediamo tassi di inflazione che per certi comparti aumentano rapidamente. La convinzione poi dopo se me lo chiedete ne espando anche su questo argomento, ma la convinzione degli economisti, in particolare l'economista, il capo economista della BCE è uscito oggi con un'intervista e qui dice che questi saranno dei rimbalzi di prezzi temporanei. Perché ancora vediamo tanta disoccupazione, vediamo che la domanda per ora è ancora bassa e vediamo che i salari non hanno una dinamica da far pensare all'inflazione. Ecco, questo all'inflazione che richieda dei provvedimenti correttivi, di natura monetaria correttivi.